Ma quindi sarà meglio vincere subito o vincere a lungo? Ma ne parliamo fra 5 secondi. Bene, allora anche oggi una nuova review, devo dire molto interessante anche questa volta, che parla di attività dei giovani, e su questo ci sono molti aspetti, come sempre, come dico, nelle ricerche scientifiche gli aspetti sono sempre trasversali, quindi molte volte quando ci troviamo di fronte a situazioni dove il bambino viene un po' tirato per la giacchetta perché vuoi l'allenatore, ma molte volte anche i genitori vogliono ottenere tutto e subito, vogliono farlo diventare un grande campione, però un piccolo bambino non è un uomo, ma si gestisce come se fosse un grande atleta. Questo che succede? Sì, può anche essere che quando il bambino 8, 9, 10 anni, 12 anni, quindi prepuberale, ottiene dei grandi risultati e sembra un supereroe, ma non è un supereroe. Allora cosa succede? Basta analizzare i dati scientifici e si vede che queste cose non sono così, come si dice, rose e fiori. Ma cerchiamo di analizzare meglio questo aspetto evidence-based da un professionista della Sports Science Academy, che si chiama Giorgio Bonfigli. Buongiorno Gianmario, buongiorno community. Ho scelto questa review perché mi occupo da sempre di formazione sportiva nei settori giovanili, in special modo in quelli delle discipline motociclistiche. L'aspetto che ho sempre ritenuto importante e che questa review mette in evidenza è che la specializzazione sportiva in età giovanile, con ciò che ne consegue in termini di preparazione tecnica ed atletica specifiche ed anche di competizioni, presenta dei rischi. Lesioni da uso eccessivo e burnout, ovvero abbandono precoce dell'attività sportiva. Il messaggio da fare nostro è promuovere sia come coach ma anche come genitori la multidisciplinarietà ed il gioco libero. Per un migliore sviluppo delle capacità motorie, col fine di ottimizzare le opportunità per questi giovani atleti di massimizzare le loro aspettative di salute, di fitness e di prestazione sportiva. Grazie a Giorgio Bonfigli, è un professionista della Sports Science Academy, devo dire molto attento alle fasce giovanili, come d'altronde me e tanti altri, fortunatamente. Allora, analizziamo un attimo questi aspetti. Chiaramente qui dobbiamo riflettere su varie aree, quindi c'è bisogno dell'intervento anche da parte dei genitori che in un modo o nell'altro devono cercare di fare in modo che il proprio figlio ottenga dallo sport tutto quello che è utile per il suo futuro. Allora, fare in modo che lui, diciamo, salti le tappe, quindi diventi un campioncino in erba, beh sì, può essere utile perché festeggiamo con gli amici, siamo tutti contenti, però poi alla fine i traumi, gli effetti collaterali già a medio termine sono superiori ai risultati positivi, così come questa review ci dice, quindi gli atleti precoci hanno opportunità di successo limitate perché sono maggiori rischi di lesioni e minori opportunità di successo nello sport nella fase adulta. Quindi anche qui, insomma, un like, un'interazione, una condivisione, commenta, di la tua esperienza, se hai figli, se hai atleti, se hai vicini, parenti, insomma, come vedi la situazione attualmente dello sport in attività precoci. Allora cerchiamo di capire perché questo avviene. Beh, avviene, come si legge da questo studio, per un motivo molto semplice: si tende a specializzare gli atleti anche perché si sa, purtroppo anche nelle fasce giovanili ci sono tutta una serie di eventi sempre più ravvicinati durante la settimana, durante l'anno, e quindi ovviamente si tende a cercare il successo perché tutti vogliono il successo, il presidente, i dirigenti, l'allenatore, il tecnico, il preparatore, l'atleta, i genitori, i nonni, eccetera. Tutti vogliono il successo a discapito del bambino, che probabilmente sarà quello poi alla fine a pagare il conto a breve termine, quando alla fine non ne potrà più, perché comunque anche i traumi faranno il loro percorso e le cose non andranno così bene. Poi c'è da dire che se basta andare a vedere i risultati di tantissimi sport a livello internazionale, si vede che gran parte delle nazioni che fanno ancora oggi una iperspecializzazione, e in certi sport anche l'Italia, ahimè, è in questa top list, vediamo che gli atleti sembrano bravi, 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 poi vediamo i campionati junior, che sono i campionati giovanili per eccellenza, dove magari alcune nazioni vincono e stravincono tutto, poi l'anno dopo quegli atleti non ci sono più. Cioè, tra la soglia dei 17-18 anni, subito dopo si perdono totalmente gli atleti. Un abbandono straordinario. I due abbandoni più importanti sono la fascia
interpuberale, postpuberale e poi verso la maturità. Questo accade. Allora sì, ci siamo tolti qualche soddisfazione da giovani, però diciamo lo sport si può continuare in molti sport, non per tutti, fino a ben più di 17-16 anni. Quindi che obiettivo abbiamo per i nostri atleti? Spremerli come limoni o fare in modo che lo sport gli dia dei vantaggi a lungo termine e anche per tutta la vita? Come vedete da questa evidenza scientifica, da questa review, si possono fare tanti, diciamo, tante considerazioni che sono poi trasversali in tante materie e dove anche i genitori possono sicuramente riflettere. Bene, abbiamo detto la nostra, abbiamo cercato di far capire con studi scientifici che l'iperspecializzazione non è efficace, perché poi alla fine puntare agli aspetti tecnici o solo di uno sport significa non avere base motoria, e quindi ovviamente se non si ha base motoria molto ampia è chiaro che finché pensiamo che i bambini siano dei robottini che fanno sempre le stesse cose forse ci va bene, però quando in un momento di un'azione, di un gioco, di uno sport bisogna fare qualcosa di diverso rispetto a quel tic tac tic tac, e beh, guarda caso, quella cosa non l'abbiamo mai allenata e allora gli infortuni sono dietro l'angolo. Quindi riflettiamo tutti su questa cosa, i studi scientifici ci dicono di pensarci e poi sta a noi farlo o meno. Condividi, perché stavolta è veramente importante. Grazie a Giorgio Bonfili, grazie alla Sport Science Academy, ci sentiamo domani. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.